Dati i contenuti narrati, se ne sconsiglia l'ascolto ai bambini e a un pubblico sensibile. Benvenuti o bentornati sul mio canale. Ho deciso di realizzare questo video per ringraziarvi. Sì, perché siamo arrivati a 500 iscritti, più tante altre persone che, anche se non iscritte, seguono costantemente il canale. In questo speciale 500 iscritti ho pensato di affrontare un tema diverso dalle creepypasta, raccontandovi di fatti che a quanto sembra sono reali o quantomeno fanno pensare. Parleremo quindi di bambole possedute. Se siete persone impressionabili o sensibili, vi sconsiglio di guardare questo video, in quanto potrebbe non essere adatto a voi. Procediamo quindi con la lista delle bambole che a quanto sembra sono possedute. Su eBay, come sappiamo, è possibile trovare di tutto, da semplici e piccoli portachiavi a grandi elettrodomestici. È proprio su eBay che è stata acquistata Harold, una bambola che si è scoperto poi essere posseduta. Ma andiamo per gradi. Questa bambola sembra essere stata creata nel 1900 e il suo fabbricante risulta essere sconosciuto. È una bambola semplice, fatta principalmente di plastica. Ha avuto diversi proprietari e ognuno di loro ha detto che una volta entrato in possesso della bambola ha iniziato a vivere strani eventi. Dal sentire voci e strani lamenti, fino a notare che la bambola cambiava da sola posizione e a ritrovarsi anche con ferite sul corpo. Venne acquistata per la prima volta in un mercatino delle pulci, nella cittadina di Webster, per poi essere messa in vendita su eBay con un annuncio piuttosto corposo e finalizzato ovviamente a destare la curiosità nei potenziali acquirenti. Il venditore dell'annuncio raccontava di essere stato più volte avvertito dall'anziano del mercatino di non acquistare quella bambola in quanto risultava posseduta. Ovviamente Greg, questo il nome del primo acquirente, ha ignorato quanto detto dall'anziano per poi metterla in vendita su eBay. Greg aveva dichiarato sull'annuncio di udire risate e pianti di bambini provenienti dal seminterrato dove aveva posizionato la bambola. Se mi fossi trovato di fronte ad un annuncio tipo questo, avrei subito pensato ad una truffa ben architettata. Si aggiudicò la bambola un'amica di infanzia del fratello di Greg, di nome Katie, per $300. In ogni caso, di questo annuncio se ne parlò molto su internet e, stando alle notizie che sono riuscito a trovare, alcune cose restano veramente inquietanti. Un'amica di Katie la andò a trovare dopo che lei acquistò la bambola, per poi scoprire di avere un tumore al cervello che l'avrebbe uccisa a breve, nonostante godesse di ottima salute. Un suo amico volle dare uno sguardo alla bambola e morì poco tempo dopo per una caduta dalle scale. La stessa Katie una notte, sentendo dei rumori al piano inferiore, scese per controllare e trovò la bambola Harold seduta su una sedia, nonostante lei non l'avesse messa lì. La bambola venne messa nuovamente in vendita su eBay da parte di Katie stessa, la quale sosteneva però che non fosse posseduta, ma maledetta. Non si hanno vere e proprie risposte su questo fenomeno. A quanto sembra però la bambola è stata soggetto di indagini paranormali da parte di medium ed esperti del settore. Una sensitiva, la prima che analizzò Harold, disse che la bambola l'aveva avvertita di volerla uccidere. Un'altra sensitiva dichiarò invece che la bambola fosse assolutamente normale, per poi urlare di dolore a causa di un profondo squarcio che le si era aperto su un fianco. Un'amica dell'ultimo possessore di Harold, durante una seduta di ascolto di una registrazione sulla bambola, venne morsa la mano destra. La cosa inquietante è che il segno dei denti corrispondeva senza dubbio alla bocca di Harold. Queste sono soltanto alcune delle testimonianze che girano intorno alla storia di questa bambola. Voi cosa ne pensate? Fatemelo sapere nei commenti. Capita spesso che i film traggano spunto da leggende o da storie realmente accadute, proprio come è successo per il film Annabelle, che si è ispirato proprio alla storia che sto per raccontarvi. Dalle notizie che sono riuscito a trovare,
Sembrerebbe che tutto ha avuto inizio nel 1970, quando la madre di Donna le ha regalato una bambola di pezza apparentemente normale. Nel film la bambola utilizzata non è di pezza, ma è stata resa più inquietante proprio per necessità cinematografiche, ma vi assicuro che anche quella di questa storia darà molto da pensare. Ma andiamo per gradi. Donna è una studentessa di scienze infermieristiche e quando riceve la bambola in regalo ne è più che felice. Decide pertanto di portarla con lei nell'appartamento che condivide con la sua amica e compagna di studi Angie. Tutto sembra normalissimo e i giorni trascorrono tranquilli, finché Donna e Angie iniziano a notare qualcosa di inquietante. La bambola si muove da sola. Inizialmente i movimenti sono impercettibili, ma con il passare del tempo diventano sempre più evidenti, finché un giorno trovano la bambola in una stanza differente rispetto a quella in cui l'avevano lasciata, ed erano più che certe che nessuno fosse entrato nel loro appartamento. Da un loro amico venne consigliato di sbarazzarsi della bambola dopo essere venuto a conoscenza degli avvenimenti e soprattutto quando lui continuava a sentirsi nervoso ogni volta che la vedeva. Le due ragazze non danno peso al consiglio del loro amico, ma anzi ne risultano divertite. Purtroppo però, gli eventi prenderanno una piega sempre più spaventosa e inquietante. Un giorno Donna si avvicina alla bambola e osservandola nota che sul dorso delle mani c'è del sangue. La cosa terrorizza la ragazza, che decide di rivolgersi ad un medium. Il sensitivo racconta a Donna che l'appartamento in cui si trovano sorge su un terreno dove molti anni prima ritrovarono il corpo di una bambina di nome Annabelle Higgins. Sembra la trama di un film di serie B, vero? Eppure... Viene fatta una seduta spiritica e il medium spiega alle ragazze che lo spirito di Annabelle si è impossessato della bambola quando questa è stata portata nell'appartamento. Ma la cosa più importante è che si trova bene con loro e vuole rimanere in loro compagnia. Prima di proseguire vi chiedo, voi cosa avreste fatto in questo caso? Scrivetelo nei commenti. Le due ragazze, forse mosse da tenerezza, permettono allo spirito di rimanere nella bambola e quindi con loro. Di certo, questa non fu una buona decisione e anzi, si rivelò molto sbagliata. Una notte, mentre l'amico di Donna e Angie dormiva nel loro appartamento, si ritrovò la bambola ai piedi del letto. Questa situazione lo terrorizzò fino al punto da immobilizzarlo e, come se non bastasse, la bambola tentò di strangolarlo. Tutto sembrò un brutto sogno, o almeno questa fu la spiegazione che Lou dette a quanto successo quando si svegliò. Qualche giorno dopo, però, Lou ed Angie entrarono nella stanza di Donna. Si ritrovarono di fronte la bambola Annabelle. Avvicinandosi ad essa, lui sente un forte dolore al petto, notando la sua camicia macchiarsi di sangue. Togliendola, rivelerà profondi tagli da artigli, come se qualcosa si fosse aggrappato al suo corpo. Dopo questi ultimi episodi, Donna decide di rivolgersi ad un prete esorcista, che dopo aver eseguito il rituale, dona la bambola ai coniugi Warren, due demonologi e ricercatori del paranormale. I coniugi Warner metteranno la bambola in una teca nel loro museo del paranormale. La bambola Annabelle non si è più mossa da quando è stata posizionata in quella teca. Le bambole maledette o possedute sono presenti in tutto il mondo e l'Italia non fa eccezioni. La storia che sto per raccontarvi riguarda una bambola chiamata Pupa e si trova a Trieste. Non sono riuscito a ritrovare moltissime informazioni riguardo questa bambola, ma quello che ho riperito può far venire i brividi. Pupa è una bambola che fu costruita intorno agli anni 20, come un regalo per una bambina che la tenne con sé fino al 2005. È una bambola con i capelli castani e occhi azzurri, che indossa un vestitino anch'esso azzurro. Si direbbe una normalissima bambola, se non per il fatto che è posseduta. Parrebbe che i capelli della bambola siano capelli veri e non sintetici e che il costruttore della stessa li abbia acquistati. Già di per sé questa cosa può causare inquietudine in alcuni di voi, ma le stranezze non finiscono qui. La proprietaria ha dichiarato che Pupa avesse una sua coscienza e che fosse viva,
che l'aiutasse nei momenti difficili e che conosceva tutti i suoi segreti, visto che lei parlava e raccontava costantemente tutto alla sua bambola. Quando la donna morì, Pupa passò dai nuovi proprietari e qui la cosa inizia a diventare da brivido. I nuovi proprietari misero Pupa in una teca e le attività paranormali aumentarono. Secondo i nuovi proprietari, a Pupa non piaceva stare in una teca e quindi iniziò a spaventarli. Capitava che sentissero picchiettare sulla teca per attirare l'attenzione delle persone e cambiando spesso posizione delle braccia e delle gambe, nonostante fosse sempre chiusa e nessuno la toccasse. Ma la cosa più inquietante è che l'espressione facciale cambiò con il passare del tempo. Se questo non bastasse a farvi venire dei brividi lungo la schiena, dovete sapere che un giorno un membro della famiglia che aveva Pupa decise di pulire la teca. Una volta aperta, utilizzò un sistema a vapore per ottenere un buon risultato, ma il vapore che si depositò sul vetro evidenziò la scritta «Pupa odia». La bambola è stata ovviamente oggetto di studio per molti che notarono i movimenti della stessa più volte. L'idea più comune fu che Pupa desiderasse stare con una persona che si prendesse cura di lei, così come fece la prima proprietaria fin da quando era bambina. Ad oggi non si hanno ulteriori informazioni della bambola, o almeno io non sono riuscito a trovarne, in quanto i parenti non hanno voluto rendere noto il posto in cui si trova. Voi cosa ne pensate? Quest'ultima storia vi ha fatto venire i brividi? Fatemelo sapere nei commenti. Bene, siamo arrivati alla fine di questo speciale per i 500 iscritti. Ringraziandovi nuovamente per far crescere questo canale, ricordo a chi non lo fosse di cliccare sul pulsante iscriviti e sulla campanella per non perdere nessun aggiornamento. Fatemi sapere nei commenti se vi è piaciuto questo video e se volete che ne realizzi altri di questo tipo. Vi aspetto ai prossimi video.